Marco e sono la coordinatrice di redazione di Casoria 2, Casoria 2 Online io lo chiamo. Allora, questo progetto è un progetto ambizioso, sappiamo che attirerà la curiosità di tutti, di tantissime persone e sappiamo anche le critiche di molti. A noi fa piacere questo perché le critiche ci fanno piacere. È una redazione giovane, quella che si è costituita e si occuperà di un mix di contenuti originali, di approfondimenti, di aggregazione, di inchieste e sezioni dedicate che sono state attribuite tenendo presente sempre le competenze di ognuno di noi. Quindi Casoria 2 deve essere una fonte di informazione attendibile. Offrirà un servizio indispensabile soprattutto perché dovrà comunicare in modo efficace e si dovrà mettere in sintonia con i lettori affinché appunto i lettori riescano a trovare appunto non soltanto l'informazione in modo veloce, in modo istantaneo e anche delle risposte in modo veloce. Abbiamo iniziato un cammino che ci auguriamo sia affollato. Sia accidentato perché questo lo sarà sicuramente, sarà ricco di incontri, ma dovrà essere soprattutto ricco di parole. Parole che provino a raccontare la nostra città, e i suoi problemi, che diano anche spazio a tante persone e a tanti problemi, tante problematiche che volontariamente o no sono state nascoste. Allora, io un ringraziamento lo rivolgo al direttore perché gentilmente, con entusiasmo appunto di un giovane, perché è giovane, ha accolto questa nostra sfida alla famiglia Bonaurio, a Nunzio D'Andrea. Non ripeto quello che hanno detto i miei colleghi, dico soltanto che è un progetto collettivo che dovrà dare spazio, abbiamo detto, al quotidiano, al vivere quotidiano. E faccio gli auguri a tutti i redattori che in modo entusiastico hanno accettato questa avventura. Un auspicio di crescita quindi per questo sito, per il territorio di cui esso è voce e sarà voce, diffusa in tutto il mondo. Grazie. Per la presenza, per la partecipazione, visto che questa è una festa, è la nostra festa, invitiamo al buffet che è stato offerto dall'Istituto Alberghiero Andrea Torrente, dal preside Giovanni Verosa e a presto arrivederci. Grazie a tutti. Non c'è il